Non dovrebbe davvero mancare lo spettacolo in campo oggi. Difficile annoiarsi quando si affrontano queste due squadre. Il consiglio, ovviamente, è non cambiare canale. Si fanno sentire i tifosi, c'è un clima partita, atmosfera che si sta riscaldando. Ancora un attimo di pazienza e si parte. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Squadra di casa che si schiera con questi 11. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Si parte. Via. Colombo. Sebastiano Esposito. Si riversa in avanti l'Empoli. Azione che sfuma e Minaccia sventata. Via. Zaccagni. C'è il pallone del possibile vantaggio. Portiere che allontana senza problemi. Anderson. Riflettori puntati su di lui per questo match. È un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Spazza via Romagnoli. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Castellanos. Sebastiano Esposito. Anderson. Pessella. Brutta gestione del pallone. Via. Buona protezione del pallone qui. Colombo.
Ismaili. Viti. Mattia Viti. Grassi. Ha esagerato, allora è controllato dal portiere. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Tiro non potente, ma la parata è comunque ottima. Zaccagni. È tutto solo? Eccolo qui, 1-0, si sblocca il match. Vedremo come cambierà ora la partita. Gli avversari dovranno scoprirsi un po' di più se vogliono recuperare. Questo è il gol. Non hanno avuto problemi a battere il portiere incolpevole nella circostanza. L'espressione sul volto dell'allenatore vale più di mille parole. Questo gol può cambiare l'inerzia del match in favore della sua squadra. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Sebastiano Esposito. Va in verticale, non male l'idea. Dice di no con questo intervento. Occhio al cross in mezzo. Possesso perso. Castellanos. Può avvicinarsi alla porta. C'è spazio davanti a sé. E c'è la rete di Dia. Questa è la parte finale dell'azione chiusa col gol. Non ha tremato di fronte al portiere. Conclusione potente, imprendibile. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Sebastiano Esposito. Grassi. Colombo. La tiene lì di forza. Difende bene palla con il corpo. Prova a far partire il tiro. Parata eccezionale questa. Batte lungo. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. C'era molta attesa per la tua prestazione, ma fino a questo momento non ha certamente confermato le aspettative. Quando un attaccante non riesce a rendersi pericoloso, la squadra ne risente. C'è bisogno della sua qualità per accendere la luce. Ripresa che ha dunque inizio. Pessella. Può passarla. Posizione invitante. Grande intervento del portiere, una parata che vale quanto un gol. Via. Castellanos può andarsene in velocità.
e c'è il gol. Il vantaggio comincia a essere veramente molto consistente. Tre reti di scarto. Portiere che se la prende giustamente con la difesa, lo hanno lasciato solo due contro uno. È stato un gioco da ragazzi metterla dentro. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Guendouzi ha il supporto dei compagni, apre su Castellanos, c'è la ribattuta, fa il suo ingresso in campo dalla panchina. La mette in mezzo, girata di testa che trova attento il portiere. La perdono, può trovare il gol, respinge e allontana il pericolo. Palla per Dia, palla buona per Castellanos, ci ha messo una pezza qui il portiere. Il portiere non trattiene, palla ancora in gioco, si rimane come prima, può servire un compagno. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Ottima occasione. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un cioccolatino da scartare, un gol facile facile a tu per tu col portiere. Conclusione di potenza e palla in rete. Segnato... 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. A metri per andare, situazione che resta di pericolo, e c'è la rete. Giornataccia per il portiere, ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Questo è il gol. Non hanno avuto problemi a battere il portiere incolpevole nella circostanza. Match a senso unico, 5-0, una lezione. Con il numero 10, Mattia Zaccagni. Anderson, Pessella. Occhio a questo lancio. L'altissimo del portiere, decisivo qui. Mattia Zaccagni. Intervento prezioso questo. Pessella. Esposito. Grassi. Colombo. Ottima lettura difensiva.
Castellanos. Ancora 3 minuti da giocare. Guendouzi va con il suggerimento profondo. Un intervento che vale come un gol. Sebastiano Esposito. Grassi. Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa, 3 punti importanti. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.